Grazie per essere qui. È un piacere per me essere qui, all'università. È importante per me parlare con uno scienziato del campo. Lei ha correttamente toccato il problema della disponibilità alimentare. Al momento i paesi sviluppati sono più interessati nella genuinità del cibo, ma prima dobbiamo risolvere il problema della disponibilità del cibo e poi la genuinità del cibo è parte della disponibilità. Cosa ha prodotto ISAN per sviluppare la tecnologia BioEast? Abbiamo analizzato i prodotti delle varie frazioni per sapere cosa accadeva da un punto di vista biologico e abbiamo ottenuto diverse pubblicazioni scientifiche. Abbiamo iniziato nell'82 a Leningrado nell'83. Nell'85 abbiamo presentato alcuni risultati in una riunione organizzata dall'Unione Europea sul futuro dell'agricoltura comunitaria, con l'obiettivo di aumentare l'impiego di cereali. Nel 1986 abbiamo pubblicato una recensione scientifica e l'anno scorso abbiamo preparato un rapporto sugli effetti del trattamento con tecnologia YEAST dei composti fibrosi. Volevo ringraziare in particolar modo tutti i presenti, iniziando da Sua Eccellenza, il dottor Calafoglia, che è ambasciatore della missione permanente presso la FAO e le Nazioni Unite, per aver accolto il nostro invito qui a questo incontro che ha per oggetto la presentazione di una tecnologia dell'ingegner Manola che ha delle potenzialità straordinarie e che noi conosciamo e condividiamo. E la partecipazione dell'ambasciatore e l'interesse mostrato e confermato già da lui nel discorso di apertura, sia come personale, quindi un'intenzione personale, come tecnico, come ingegnere e come rappresentante del suo paese presso la FAO e come membro del Consiglio del Programma Alimentare Mondiale per la ricerca delle tecnologie utili alla risoluzione di quello che è il problema fondamentale che è fonte di preoccupazione della comunità internazionale, che è quello della fame nel mondo. E l'ingegnere Umberto Manola da anni, come ben sanno i responsabili di questo istituto, svolge da oltre 40 anni un percorso di ricerca sperimentale che lo ha portato oggi a raggiungere dei risultati che crediamo non abbiano eguali in campo tecnologico. Come è avvenuto l'incontro particolare fra il nostro gruppo BioEast e l'ingegner Manola? Questo incontro è avvenuto per una condivisione di intenti che ci vede legati essenzialmente sulla base della volontà della nostra azienda di risolvere con determinazione il problema della fame nel mondo e sul fatto che la tecnologia dell'ingegnere, che è frutto della sua capacità e del suo ingegno, si dimostra come lo strumento più efficace per risolvere questo problema, quindi per attuare questo obiettivo, e nello stesso tempo si mostra come l'unica via percorribile in campo scientifico e tecnologico attuale per una risoluzione concreta dei problemi che sono nell'agenda internazionale da ormai diverso tempo, in primis quello dell'alimentazione, dell'energia e naturalmente dell'ambiente. La nostra mission è quello di svolgere e attuare concretamente dei progetti umanitari, utilizzare lo scarto e farlo diventare cibo ed energia. I componenti di una biomassa sono molteplici. Il loro valore dipende
da caratteristiche intrinseche dei singoli componenti. E spesso, quando sono messi assieme in una biomassa, un componente penalizza gli altri. C'è poi la possibilità di utilizzare sempre i processi fermentativi per produrre bioetanol. Qui c'è un'elencazione di biomasse vegetali teoricamente trattabili, che cosa ci attendiamo da questa tecnologia? Un miglioramento del valore alimentare, la possibilità di realizzare quelli che sono degli alimenti ricostituiti. Cosa vuol dire? Che se noi separiamo i vari componenti, possiamo rimescolare e avere alimenti con caratteristiche nuove, a maggior valore. È un concetto di macinazione che disaggrega i vari componenti e che ne consente un utilizzo specifico in funzione delle loro singole caratteristiche. Un'altra ipotetica possibilità un'altra ipotesi è quella di usare questa tecnologia per separare le diverse parti del cibo e dei mangimi contaminati da microtossine. La parte contaminata dalle microtossine ha un differente peso specifico e quindi se si riesce ad organizzare una buona separazione si può usare questa tecnologia per purificare. Questi risultati sono alcuni risultati di studi, di prove, di analisi che abbiamo fatto, indicativi delle potenzialità della tecnologia stessa. Abbiamo trattato alcuni sottoprodotti. Abbiamo fatto molte prove, quindi solo alcuni dati qui vengono presentati. Questo è un sottoprodotto del frumento duro, quindi è tritello, in italiano tritello di frumento duro, e abbiamo ottenuto tre frazioni dalla tecnologia A, B e C, con caratteristiche diverse. La prima riga, noi abbiamo la resa, le percentuali di ciascuna frazione e poi le caratteristiche analitiche del prodotto di partenza e delle diverse frazioni. E questo è un esempio di cosa si può ottenere dal sottoprodotto del frumento. In generale la frazione C, che è quella più fine, ha un contenuto più alto di amido, è nettamente più alto rispetto al prodotto di partenza, quindi abbiamo un arricchimento in amido di questa frazione, che è piuttosto abbondante perché circa il 28%. Un dato che potrebbe sembrare paradossale, perché il tenore in amido delle altre due frazioni e della base sono molto vicini, ma abbiamo un aumento del tenore in amido della frazione C, molto probabilmente perché analiticamente siamo riusciti a dosare un quantitativo di amido che negli altri casi non veniva dosato. Ho una frazione non amido ma particolarmente degradabile o disponibile, viene dosata come amido. Quindi dal punto di vista del... Ad esempio una emicellulosa, una vettura, per esempio, potrebbe. L'altro dato interessante che si nota analizzando le frazioni fibrose, la fibra al detergente neutro e la fibra al detergente acido e la lignina, è che l'ultima frazione ha anche, oltre ad essere più ricca di amido, ha meno frazioni fibrose, quindi gli osi di lignina 0,9 è nettamente più basso, ma è più basso anche il tenore in ADF, in fibra detergente acido e in fibra detergente neutro. Quindi noi abbiamo una riduzione, un aumento di amido e una riduzione del tenore in fibra di questo prodotto. Questo è cosa si può ottenere da un foraggio,
Questo è filo di atomedica. Ecco, qui la cosa interessante è nella frazione C, che anche questa è abbondante, circa il 27%, la cosa interessante è che c'è un leggero aumento di proteine, ma nel contempo una forte diminuzione dell'oro in fibra, che come fibra grezza passa da 28 a circa 23. Ma la cosa è evidente anche se si guardano le frazioni fibrose. Quindi abbiamo una diminuzione complessiva del tenore in fibra e un leggero aumento del tenore proteico. Quindi c'è una disaggregazione del prodotto e una separazione, un'accentuazione della separazione dei componenti. Ecco, questo è orzo integrale, che è stato trattato e anche qui la cosa interessante è che c'è nella farina più fine, che è circa il 27%, un forte arricchimento in amido che passa da 55 a 72, quindi abbiamo una concentrazione dell'amido e contemporaneamente la cellulosa, che è stata calcolata per differenza tra le frazioni fibrose, cala fortemente. La cosa si vede anche dalla fibra grezza, che passa da 6,8 a 3,8, quindi c'è una forte diminuzione della fibra e un arricchimento dell'amido. È interessante osservare queste fotografie fatte al microscopio elettronico, 2500 ingrandimenti dell'orzo, quindi il prodotto che abbiamo visto adesso, che è stato processato, è stato trattato all'inizio, quindi la foto, il prodotto di partenza sulla sinistra e il prodotto dopo la trasformazione sulla destra. Qui si vedono i granuli di amido che sono inglobati nella struttura vegetale, e invece sulla destra si vedono i granuli di amido che sono molto più liberi e quindi disponibili a essere utilizzati ai vari fini, no? Quindi ai fini alimentari. Quindi possono essere poi più facilmente utilizzati dagli enzimi perché sono più liberi dalla matrice vegetale, soprattutto dalla matrice proteica che li ingloba. Questa liberazione, l'abbiamo già ripetutamente fatto cenno, giustifica quello che è l'aumento di valore. Se noi facciamo una valutazione ponderata della quantità di energia delle frazioni A e B e della frazione C, il risultato finale è certamente più alto di quella che è la base. E probabilmente questo deriva dal fatto che una parte dei componenti, nella fattispecie l'amido, è liberata da quella che è una matrice che, come abbiamo detto, anche se è una brutta espressione, agisce da fattore antinutrizionale. Ricordo questi dati di un alimento che io non conosco, quindi che è stato frazionato partendo da questo valore, quindi con un bassissimo livello proteico e con un altissimo livello di fattori fibrosi, quindi immagino, suppongo che questo prodotto sia una crusca o una paglia. Partendo da quella che è la base, anche in questo caso abbiamo osservato un cambiamento delle frazioni. Di questa io non disponevo delle percentuali di frazionamento, quindi riporto soltanto quelli che sono i cambiamenti nelle caratteristiche. Allora, il cambiamento principale lo si vede nella separazione delle frazioni di ceneri, quindi delle ash del prodotto, probabilmente anche per un fattore gravimetrico, quindi anche per una questione di peso specifico. E questa cosa si ripercuote sulla NDF, quindi sulla Neutral Detergent Fiber, che è la scatola della parete cellulare, quindi da 86 della base si passa nella frazione C a 61, e però contrariamente a quello che ci si può aspettare è che c'è anche una
crescita, una concentrazione della frazione di lignina, quindi ADL, acid detergent lining. Questa è una cosa abbastanza poco spiegabile, perché aumenta come concentrazione in tutte le frazioni. Probabilmente c'è un'interferenza delle ceneri che si muovono abbastanza, quindi questa non è una cosa attesa. Fermentando per 60 ore in vitro questi sottoprodotti, abbiamo avuto delle produzioni di gas, esprimendo i millilitri di gas prodotto per grammo di sostanza organica. La differenza assolutamente evidente è che la frazione C, che è quella che aveva più ceneri, dove si erano concentrate le ceneri, ma aveva meno fibra, evidentemente ha dato un'attività fermentativa molto molto superiore, quasi doppia, specialmente alle 24 ore, no? Quasi doppia rispetto all'attività fermentativa delle altre componenti, compresa la base. La frazione invece organica, quindi non minerale, si caratterizza per essere una frazione particolarmente fermentabile. Sarebbe interessante, e probabilmente l'ingegner Manola conosce i dati, conoscere la ripartizione di queste tre frazioni percentuale, in modo tale da attribuire un valore assoluto a questa frazione, che ha il doppio di capacità espressiva in termini di energia o nutrizionale o energetica pura rispetto all'altra. Se fosse l'1% sarebbe insignificante questo risultato, se questo fosse il 50% sarebbe importantissimo. No, quindi io non so esattamente qual è questo frazionamento. Appunto, perché come l'obiettivo era una matrice per produzione di etanolo, quindi non si è andato a valutare enormemente alcuni aspetti, perché allora abbiamo tenuto la massima stazione in questo caso del 47,4%. Beh, ma però allora ingegner Manola gli ha detto sì, che questa frazione è 47%, io lo so adesso, per cui questo 47% vale 100%, quindi in termini energetici un chilo di questo prodotto vale 150, e vale 1,5, perché questo qui vale il doppio. Secondo me in questo momento posso dire che è una cosa molto interessante, perché questa frazione vale a 24 ore e anche a 40 ore di fermentazione vale il 40% in più mediamente delle frazioni di base. Quindi è un notevole improvement del valore nutrizionale. È importante anche un altro fattore: non essendo un prodotto destinato all'alimentazione, non abbiamo provveduto a separare, cosa che facciamo sempre perché l'impianto lo permette, a separare le ceneri. Quindi le abbiamo lasciate nel cumulo, perché normalmente noi le sostanze minerali le isoliamo sempre. Se voi voleste immaginare un futuro in cui questa tecnologia viene applicata su questi tre settori principali, che abbiamo detto appunto essere quello dell'energia, dell'alimentazione e della mangimistica, quali altre ricadute e quali altri campi di applicazione voi, sulla base della vostra esperienza, potete immaginare, per esempio nel campo dei prodotti chimici oppure nel campo della produzione di materiali di nuova generazione? Il quesito al quale è facile dare una risposta. In ogni caso, per cosa interessa? Tutti quei prodotti per i quali una disaggregazione, come è avvenuto qua, comporta un miglioramento dell'utilizzazione dei singoli componenti. Quindi nel settore minerario sicuramente, invece per fortuna che qualcosa sia stato fatto, evidentemente il settore minerario consente di fare degli arricchimenti, magari
il problema energetico non lo conosco, no? A maggior o minore valore del seno. Potremmo pensare di recuperare, adesso che sia possibile, come diceva un attimo questo vero, le ceneri che sono accumulate in una frazione che potrebbero diventare interessanti da due punti di vista, sia perché l'altra frazione ha maggior valore dal punto di vista energetico, sia perché questo crea un valore di organizzazione differenziata. Le frazioni proteiche dei cereali, quindi di frumento, mais e altri cereali, sono molto diverse e soprattutto hanno un effetto sulla digestione. E la cosa interessante, se posso, è questa, perché mi viene utile anche perché questa parte, che non, questi qui sono i granuli di amido, no? Ma questa parte in mezzo ai granuli è una proteina diversa da quella che ricopre questi granuli. Quindi sono due cose completamente diverse. Queste sono albumine e gluteline, di cui parlava lei, che sono proteine solubili. Queste, quindi la scatola, cioè l'involucro di questo granello invece, è una proteina idrofobica, quindi una proteina che non è solubile. La matrice proteica che rimane nel prodotto è di due tipi diversi, quindi una è una zeina o una gliadina, oppure le altre invece sono un mix di queste proteine che hanno caratteristiche proprio fisico-chimiche totalmente diverse, per cui potrebbe aprirsi anche qui un campo di estremo interesse che lei ha già percorso, da quello che capisco. Sì, c'è un esempio a livello industriale che è stato fatto, è stata prodotta una quantità di farina per pane da un grano tenero medio italiano, come costato. Abbiamo prodotto quindi una farina non panificabile appositamente. L'abbiamo inviata in top secret ad una serie di fornai e immancabilmente è stata rifiutata perché la lievitazione e i tempi di lievitazione non erano accettabili. Abbiamo preso questa farina e l'abbiamo processata con questa tecnologia. È riportata esattamente agli stessi utilizzatori. Il risultato? Questa sì che è una farina buona. Quindi avete portato la frazione che volevate voi. L'abbiamo chiamata, cioè avete ristrutturata, sì. Abbiamo preso 100 e riportato 100. L'avete ricostituita però in modo diverso. Esatto. E tra l'altro poi la stabilità, come dicono in termini sull'asse, non aveva più termini, cioè non c'era la caduta. L'hanno dovuta interrompere loro per evitare l'acidità e quindi per rendere panificabile. Sì. Siamo partiti con la tangente. No, io il pane che si ottiene è un pane che non invecchia, è da fresco di orto. Con riferimento a quel grafico che ci ha mostrato prima sulla produzione di gas delle varie frazioni della biomassa, volevo chiederle se nella sua esperienza ha avuto modo di incontrare altri sistemi di trattamento che abbiano prodotto gli stessi risultati. Sui prodotti fibrosi? Certamente no. Qui c'è una tecnologia che alcune ricerche scientifiche internazionali dicono in anticipo di 15-20 anni, quando parliamo di etanolo, di alimentazione. Lei, professore, giustamente ci ha dato anche un po' una conferma e anche l'istituto dove siamo, e con la sua autorevolezza, ci pare, quindi non lo diciamo solo noi, che nel panorama scientifico tecnologie di questo genere che funzionino a secco, non con l'utilizzo di enzimi, non con un processo chimico, non mi pare di averne sentite,
E per questo motivo noi siamo ben felici di cominciare questo lavoro insieme. Gli enti di un calibro internazionale già conoscono l'ingegnere, già conoscono la sua tecnologia, qualcuno se ne è avvalso anche nel passato, solo che adesso, ed è questo anche il motivo perché cominciamo da qui, a noi piacerebbe cominciare a intavolare una serie di rapporti con anche istituzioni, avere il supporto vostro, oltre che gruppi internazionali. In qualche modo, quello, se posso fare una citazione riguardo alla tecnologia che ci ha molto colpito nel tempo, che abbiamo seguito anche come evoluzione, è stato soprattutto il fatto che avesse dei vantaggi, non soltanto come risultati, ma avesse dei vantaggi, qui magari c'è più una parte più diciamo economica o industriale, sia come costi di impiantistica, sia come costi operativi di, diciamo, di efficienza energetica, avesse un, chiamiamolo così, un non impatto ambientale, non avesse quindi un'emissione di anidride carbonica. Quindi, arrivati a questo punto, nel momento in cui ci sono delle risultanze, l'industrializzazione è avvenuta, degli impianti esistono, il nostro intento a questo punto è uscire e raccontare e cominciare ad operare. Mi sembra opportuna e innanzitutto citare soprattutto chi questo progetto l'ha cominciato, lei lo sa, ingegnere, tanto tempo fa, prima che ci fossimo anche noi, che è Danilo Speranza, che è la persona che comunque con lei ha condotto un percorso fino a un certo punto. Poi ovviamente ha creato uno staff, questo staff è diventato una società e questa società oggi è strutturata per operare. Però devo dire che, quindi lo cito perché in questa riunione non è potuto venire per problemi di salute, però è ovvio che da lì è cominciato il percorso. L'aspetto tecnologico e industriale ci pone anche in una condizione, devo dire, di sereno ascolto di tutti coloro che vorranno ovviamente perseguire l'obiettivo che è quello nostro, il principale, e quindi quello della fame nel mondo e quello dell'applicazione in paesi sia di hanno bisogno, ma anche in paesi ricchi dove la tecnologia si presta allo sfruttamento di alcune opportunità. Quindi questo è un po' il quadro, solo per cercare di concludere, ma al tempo stesso di chiedere, di ringraziarvi prima di tutto e di chiedere a voi veramente la disponibilità nell'accompagnarci in questo percorso. Noi siamo interessati a partecipare a quella che è un'ipotesi di valorizzazione di questa tecnologia. Siamo convinti che il miglioramento della tecnologia consentirà una maggior disponibilità di alimenti per l'umanità. Dal punto di vista tecnico-scientifico abbiamo indubbiamente due aspetti. Uno, tecnologie di questo tipo, e l'altro, il settore al quale lei ha manifestato interesse, è quello delle biotecnologie. Ma non sono in concorrenza, sono settori che si devono integrare e sono fortemente sinergici. Quindi se saremo invitati a quel gruppo di lavoro presso la FAO, tramite lei, saremo ben disponibili a partecipare. E tramite BioIST mi auguro che si formalizzino questi rapporti in modo che si possa procedere non di corsa come abbiamo fatto in questi due giorni ma con una programmazione per...